Eccoci qua. Allora, partiamo con gli esempi, allora, di inchiostro. Allora, partiamo con la prima A, quella del Vangelo di Lindisfarne. Ok. Allora, quella lettera lì è fatta. Si parte da qua, quindi un po' più tonda. Si parte da... Aspettate, vediamo se riesco a far partire la penna. Ok. Allora. Così, vado avanti, un bel movimento circolare, poi mi metto qua in giusta posizione, quindi con lo strumento, vedete, sono a metà, la punta del mio strumento è a metà, quindi vado così. Devo trovarmi su questo stesso asse qua, poi qua faccio questa unione. E poi faccio quest'altro movimento, ok? Allora, non mi è venuta perfetta perché? Perché qua deve essere un po' diversa, ve la rifaccio. Beh, tenete conto che avete visto la dispensa, mi sembra sia datata 2017, quindi sono 6 anni che non faccio più questo stile, no? Quindi un po' in questi giorni ho fatto delle prove. Però è veramente tanto che non lo faccio. Allora, questa parte qua non va bene, ve la rifaccio perché vedete, qua si vede bene, qua si vede, c'è una crescita poi del segno. Adesso vediamo se riesco a farla meglio qua. Allora. Ecco, così. Così. Così, così, ok, lo vedete, era questo importante, questo pezzetto qua, che deve vedersi in crescita, ok, invece qua no, ok, quindi qua ve lo segno, no? Poi come sempre queste tavole ve le mando poi quando ho finito tutto il corso, ok? Quindi allora, la destrutturazione... Uno, quindi qua deve vedersi proprio la crescita, poi ho il cappello, due, poi questa discesa qua verticale, tre, e poi questo ricciolino qua. E quindi sono quattro. Ok. Allora, questa è la prima. Adesso vediamo un'altra. Allora, l'altra è sostanzialmente uguale, cambia, anziché circolare, viene un po' in diagonale. Allora, è così. Allora, qua ho sempre la crescita, ricordatevi. Poi qua è molto su questa linea orizzontale, così. Sempre questi qui devono essere sullo stesso asse. E poi ho il ricciolo. Ok, questa è la seconda, no? Quindi questa è la prima. È una leggera differenza, ma cambia abbastanza, no? A me piace più questa. Ma non perché sul libro di Kells, mi piace un po' perché insomma sono molto rotonde, questa rompe un po' la monotonia delle lettere rotonde della maiuscola insulare. Allora, quindi questa è così, ho una leggera inclinazione, cresce, poi ho questo cappello, poi questo tratto verticale. E poi il ricciolino. Ok. Quindi questa è la lettera. La seconda. Allora, la B. Allora, la B, ecco una cosa. Il grado calligrafico qua è 4 e mezzo, no? Vedete, 1, 2, 3, 4 e mezzo. Poi
Ascendenti e discendenti sono all'incirca 2 gradi calligrafici. Ok. Allora, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi: il pennino, quando faccio questo stile, non deve essere a 45 gradi, perché siamo abituati sempre a tenerlo, ma qua siamo nell'onciale. La maiuscola insulare, difatti, è chiamata semi-onciale irlandese, no? Quindi il pennino deve essere molto, non dico, nel Book of Kells è proprio così a zero, proprio 0 gradi, no? Qua possiamo avere una piccola pendenza, ma deve essere molto piccola, sui 5 gradi. Ok, deve essere, quindi il pennino va portato, si parte. Quindi nella maiuscola insulare c'è anche l'unione di scritture celtiche, no? Nella B, vedete, nella B, nella H, vedete, c'è questa cosa, nella D, nella L, ci sono sempre questi cunei che hanno una derivazione celtica, no? Allora, come li traccio? Quindi sono con la penna, quindi non così, ma così, molto, addirittura dovrebbe essere così, ma è molto difficile scrivere con la penna così. Quindi un po' di inclinazione diamogliela, però. Allora, quel cuneo lo devo fare così. Allora, mi metto qua, scendo giù, mi fermo, cioè è tutto un unico movimento. Mi fermo, vengo giù, mi blocco, ok? Poi mi metto qua. Scendo giù con questo movimento sinuoso e vado avanti così. Poi qua, se mi manca, lo sistemo. Poi entro proprio nell'asta qua e mi vado a chiudere. Ok? Quindi devo avere questo bel coso aguzzo e lo si fa proprio così. Ok? Altra cosa, quanto deve essere il bianco qua? È molto ampio, deve essere almeno 3 volte lo spessore della penna, quindi 1, 2, 3, vedete, sono 3 spessori, ok? Quindi è un bel bianco e devo vedere un po' se riesco la crescita anche qua, lo vedete? Se riesco a far vedere quella cosa lì. Allora, quindi il primo movimento è questo qua. Quindi 1, poi mi riprendo di qua, così. Poi entro qua e faccio questo grosso movimento rotondo e mi vado a chiudere qua. Ed è il terzo movimento, ok? Quindi la B è questa qua. La lettera C. Allora, la lettera C è abbastanza semplice. Mi metto qua appena sotto la linea di base, cioè superiore, e mi metto qua sempre col pennino molto inclinato. Vado così, proseguo. Mi fermo, mi metto qua in giusta posizione col pennino qua, non qua ma qua, quindi così. E chiudo qua. Devo avere questo qua più indietro di questo, ok? Non devono essere pari, quindi questo deve essere un po' più corto. Quindi il primo movimento è questo. Luis, tutto chiaro? Mi capisci abbastanza? Ok, Sì, Ernesto, non c'è problema. Sì. ormai sei italiano, ormai, Avanti, avanti. ormai frequenti troppo gli italiani, ormai va bene. Va bene, ok, quindi questo è il primo, quindi ricordatevi, proseguite. Si potrebbe anche fare così, qua, se c'è difficoltà, ricordatevi, quando siete qua dovete alleggerire la mano, proprio renderla leggera, perché un tratto in salita diventa difficile, ok? Perché se no si può fare anche così, però è un po' più difficile, cioè si può fare anche così e poi lo fate così, no? Venite giù, però
Se alleggerite la mano si può fare anche di seguito e viene meglio, diciamo, perché se no vedete che il raccordo qua è sempre un po' difficoltoso. Poi appunto ci si mette qua in giusta posizione e si fa la testa e si va a chiudere qua, cercando di andare abbastanza sull'orizzontale. Quindi ricordatevi che poi questo e questo devono rispettare questa cosa che vi ho detto qua. Quindi questo un po' più indietro. Quindi, sì. Allora, la D ce ne sono due, no? Ne vedete due. Quasi sempre nei testi c'è questa qua, ma ogni tanto compare anche questa. Però il più delle volte c'è questa, le facciamo tutte e due. Questa è molto più difficile perché per la gioia di Cristina comincia ad arrivare la famosa coda di rondine che non mi ha fatto dormire per un mese e mezzo Anche a me. circa 10 anni fa, però poi sono riuscito a capire, insomma, il segreto. Vabbè, che adesso poi vi faccio vedere. Allora, la D come è fatta? Allora, è sempre, si parte da qua, sempre molto largo e si fa questa breve crescita qua. Poi si deve arrivare qua, si deve arrivare prima di questo e si viene così senza superare quel livello lì. Poi come abbiamo fatto per la lettera L, devo tracciarmi quell'asta con quel cuneo, quindi ho questa cosa qua, vengo giù così, l'ho sballato perché sono andato troppo in là, vabbè, no, più o meno c'è, ok. Allora, lo vedete, deve esserci uno spazio qua, ecco, primo problema, quando arrivo qua, ecco, se guardate, tutte le aste della maiuscola sono bastionate e arrivano alla base, no? Ma io col pennino mi si forma, cioè a meno che non lo tengo proprio a zero, mi si forma questo triangolo. Allora, loro non avevano molti problemi con la penna d'oca perché scrivevano piccolo e poi la bastionatura loro riuscivano a farla bene perché la penna d'oca è flessibile, ok? E quindi riesco a fare questa forma con facilità, con la pressione, con la penna d'oca lo potevo fare. Ma con i pennini no, sono rigidi, non riesco a farlo, no? Allora come posso fare? Allora, quando arrivo qua col pennino devo fare un sistema che è quello solito. Mi riporto col mio pennino dell'inchiostro così, in questo caso questo non lo fa, ma me lo vado con questa qui che è grande, me lo riempio così, ok? O se no riempio quel triangolo, no? Lo riempio. E poi col pennino, così con la punta del pennino, faccio un po' di bastionatura così. È un lavoro che devo per forza farlo così, qua, perché questo è rigido e la penna d'oca invece era uno strumento più adatto a fare queste cose qua. E quindi niente, abbiamo questa D è fatta così. Allora, ricordatevi che deve andare un po' avanti, quindi uno, poi ho questo che deve rimanere dentro questo, cioè devo avere uno spazio qua, quindi mi metto in giusta posizione, mi fermo e ho il secondo movimento, e poi come al solito questo qui che deve avere, quindi uno, proprio il rostro, pardon, scusate, il terzo movimento. Terzo movimento, e poi ho la discesa da qua, quindi poi questa cosa qua, appunto, lo vado a riempire, quindi quarto, quindi questo qui è il riempimento, chiamiamolo 5, e poi con la punta facciamo la bastionatura così. Quindi 6 e 7. Ok, con la punta del pennino. Ok. Allora, qua cominciano le rogne. Adesso
Diciamo, Cristina è diventata brava perché ne ha fatte forse qualche milione di cose, però io poi vi giro, lei glielo girati anche, penso Juan Luis, tu l'hai visti, no? Quei video, ok, li giro poi a tutti gli altri perché possono essere utili. Su YouTube ci sono, sul mio canale, faccio proprio vedere, si capisce molto bene come fare quella coda di rondine, questa qua, che vediamo qua, che poi me la ritrovo qua e poi me la ritrovo anche nella T. Poi va detto che è un esercizio veramente calligrafico difficile, il più difficile dei movimenti, secondo me, di tutta la calligrafia occidentale. Però ci si può riuscire perché, allora, facciamolo per chi non l'ha visto. Poi a tutti quanti girerò quel video lì. Allora, quella cosa lì è fatta così, no? Perché poi va a fare così. Ok, e ho la D. Come faccio a ottenere questa cosa? Adesso non lo so se me lo fa vedere, ma non me lo fa vedere perché... Ecco, così. Allora, io ho lo strumento verticale praticamente. Spero che... Aspettate, vediamo se... Allora, lo strumento verticale. Allora, mi metto qua, appoggio tutta la lama, poi vado giù, ruoto e torno indietro. Lo vedete che mi è venuto? Adesso non lo so se vi è abbastanza chiaro, perché da sopra non si riesce a vedere. Allora, guardate il movimento. Vado in giù, vado un attimo in giù e ruoto e poi torno indietro. Ok, vediamo da sopra se riesco a farvelo capire, ma comunque col video che vi diciamo girerò si vede molto bene. Ok, allora facciamolo qua. Però mi copro, non riesco a farvelo vedere da qua perché forse, ma neanche, perché aspettate, diciamo così, mi metto qua. Forse qua si vede meglio, ma purtroppo mi copro un po' con le dita. Guardate bene il pennino, tolgo un po' le dita, vediamo se riesco a farlo. Sto lavorando con i calligrafi orientali, va bene. Allora è così. E poi vado avanti. Lo vedete che è venuto. Poi lo vado a sistemare con la coda del pennino se ne ho bisogno e poi proseguo col mio lavoro. Poi mi metto qua e faccio l'altro. Ok, e quindi ottengo quella di lì. Se ci fossero grossi problemi a fare questa cosa qua, è ammesso fare anche questo lavoro qua. Si può fare anche così, quella cosa lì. Allora, è così. Ok, cioè mi metto qua, ruoto il pennino e vado avanti. Alcuni testi riportano questa cosa qua, quindi questo segno qua si può fare anche così. Poi appunto proseguo, quindi diciamo questo è il primo, poi col pennino vado a fare il mio semicerchio qua, che è il secondo segno, e poi chiudo. Ok, quindi qua abbiamo avuto questo primo incontro con questa cosa qua e ce lo ritroveremo poi nella lettera E, cioè, perdon, nella lettera G, scusate. Allora, la E. Allora, la E è un po' come la C. Ok, quindi mi metto qua, vado avanti e arrivo abbastanza in fuori così. Poi mi metto qua in giusta posizione, quindi mi metto qua,
vengo abbastanza sul verticale. Vedete anche qua come per la C, questo è più indietro e questo qui è un po' più avanti. Ok, poi col pennino, diciamo, orizzontale, vado avanti e vado un po' più avanti di questa cosa qua. Poi o mi fermo qua così, oppure posso fare questo lavoro qua, posso anche fare con la coda del pennino, gli faccio una piccola unghia. Vedete voi, è uguale, no? Negli esempi anche qua lo vedete, va un po' più avanti, oppure vado un po' oltre, gli faccio quella piccola unghia con la punta qua, con la punta del pennino. Allora, il ductus è 1, andate avanti, risalite. 2. Poi vi mettete qua in giusta posizione. Venite orizzontali e quindi questo è il secondo. E poi venite con una linea orizzontale. Se volete, appunto. Se volete fate poi l'altro che appunto è così, alzate e poi gli fate questo. Chiamiamolo 3 bis, che è un'alternativa. Ok. Allora, la F per la prima volta ho una lettera che va con le discendenti. Anche le discendenti sono lungo uguali, ok? Quindi 2 gradi calligrafici. Allora, come faccio la F? Solita partenza, siccome ho bisogno di un cuneo, faccio. Esco fuori, vengo giù, ok? Come faccio a sapere dove devo fermarmi? Con la coda dell'occhio, devo capire. Devo tracciarmi questa cosa qua, quindi mi devo fermare quando vedo lo strumento, lo vedete? Perché poi devo scendere giù e devo coprire questa cosa qua. Quindi mi fermo qua e vado avanti fino al fondo in verticale. Anche qua ho il consueto problema, c'ho il triangolino, cosa faccio? Lo riempio. Allora, qua lo riempio così. E poi, come vi ho detto, con la punta del pennino lo posso lavorare e faccio un po' di bastionatura con la punta. Ok? Poi mi metto qua, proprio in tangente a questa cosa, a questa linea, e faccio il mio cappello abbastanza ampio. Poi mi metto, se questa è la linea di base, poco sopra la linea di base. E faccio col pennino molto inclinato quasi sull'orizzontale e faccio il tratto così. Anche qua posso fare, volendo, posso fare quella cosa lì che abbiamo visto con la E, così poi mi fermo e faccio questa cosa qua. Volendo, posso fare anche questo. Ok? Quindi questo qui. Aspettate, un po' perché è troppo vicino. Allora, il primo tratto è questo qua, è il rostro, così, uno, poi vengo giù, poi tre, il riempimento di questa zona qua, poi facciamo quattro. Il bastione, 5, l'altro segno qua, e poi 6, questo segno orizzontale. Sesto segno, ok? Ok. Allora. G e H, ok, siamo quasi arrivati alle prime 8, ne facciamo 8. Ok.
Allora, la G. Allora, ho sempre quel problema lì che vi dicevo, ci mettiamo qua così si vede magari meglio. Allora, la G, devo fare quel lavoro lì. Allora, mi metto qua. Vedete, ho fatto questo accenno di coda di rondine, poi lo vado a riprendere col pennino. Anche qua, stessa cosa, nulla vi vieta di fare questo, se ci sono problemi, perché ad esempio qua mi si è... Allora, nulla vieta di fare questo segno qua, anche qua così, che è anche molto bello, eh. Nulla, se trovate difficoltà a fare questo perché è molto difficile. Ecco, poi la G cosa succede? Allora, bisogna partire non dalla metà perché siamo nel Medioevo, siamo in pieno Medioevo, usavano, non gli piacevano le simmetrie, quindi non alla metà, ma non dico un terzo, ma un po' oltre la metà, quindi si parte qua, quindi questo più corto, questo più lungo, mi metto qua. E faccio questo movimento. Quando sono qua, comincio a girare, mi fermo qua e entro questo spigolo qua, entro questa retta qua, quindi non qua, ma qua, vado a chiudermi. Ok? Quindi faccio il primo movimento, adesso vi faccio quello più semplice. Allora, voi provate con questo, ma che anche, guardate, sta molto bene anche con quella cosa lì, perché guardate. Se la traccio così. Ecco, sta molto bene, eh? Cioè, non impazzite se non vi riesce. Comunque, vi ripeto, dopo che vedrete quel video vi sarà molto più chiaro come farlo. Poi farlo è un po' un problema, però lì sarà più chiaro perché purtroppo più di così non riesco a mostrare. Bisogna proprio fare una cosa di lato. Ok, comunque, allora, il primo movimento allora è questo qua. Quindi 1, poi ricordatevi, si inizia da qua, quindi un po' oltre la metà, quindi quando arrivo qua sulla base comincio a girare, questa è proprio una curva. Poi ho la chiusura, quindi qua sottile e mi vado a chiudere qua. E ho il terzo. Ok. Ok, l'ultima lettera ce l'abbiamo fatta, dai. Ok. Allora, la H ho quindi l'asta che va con le ascendenti, ho il solito problema di tracciarmi il rostro qua il cuneo, quindi così, poi scendo, mi fermo, mi riprendo da qua, vengo giù, mi fermo, solito problema, lo riempio, mi faccio la bastionatura dell'asta così col pennino, poi entro proprio nell'asta e vado a fare, diciamo, l'altra parte della lettera, quindi entro proprio qua dentro, entro dentro. Qua, solito problema, lo riempio e faccio anche qua quel lavoro. Ok, devo vedere per quanto possibile, vedete, qua si vede molto bene, no? Dall'ingresso, cioè la crescita del tratto, no? E quindi vedete, è molto maestosa, sontuosa. Ricordatevi sempre che ho bisogno di avere tre spazi qua, no? Lo vedete, il bianco sono tre spessori di penna. Quindi abbiamo primo movimento che ormai avete capito bene, poi riparto da qua. Vengo giù dritto,
Quindi questo è il secondo. Poi il terzo è il riempimento qua. Poi ho questo qui che va dentro, parte dall'asta, quindi parto da qua. Quindi è il quarto. Poi il quinto è questo qui, che è il riempimento qua. E poi ho il sesto, che è il bastione qua. E poi ho l'altro piede, questo qua. Ed è il settimo. Ok. Oh, ci sono tutti. Ok, ce l'abbiamo fatta al pelo. Mancano solo 3 minuti. Diciamo, adesso poi, appunto, nella seconda parte, vabbè, ormai tutti lo sapete, forse Juan Luis non aveva visto. Tu che cosa avevi fatto con me? La textura quadrata, Juan Luis? Ecco, Sì. adesso sono diventato più bravo. Lavoro anche con i gessi colorati, con questi, no? E vengono con le lavagne, viene una cosa molto bella, lo vediamo dopo, no? Però poi Ok. voi pensate alle cose che non vi sono chiare come sempre, no? E poi nella seconda parte, dopo che io ho finito gli esempi con le lavagne, lo vediamo su carta. Se avete dei problemi di come fare le cose, lo vediamo su carta, ok? Quindi, però ci sono ancora 2 minuti, avete qualche domanda? Abbiamo tempo ancora per qualche... Tutto chiaro? È bella difficile questa, eh? No, sì, questa bisogna conquistare. Tra le altre cose, ecco, vi faccio vedere una roba molto carina che mi ero scordato di dirvi. Vedete qua, quindi siamo Vangelo di Lindisfarne, appunto ce l'avete nella dispensa. Queste cose qua, no? Queste scritte piccole, minuscole, è l'alter ego di questa, cioè la scrittura quotidiana, ed è la minuscola insulare, ok? E se guardate, somiglia molto nelle aste, vedete che c'è un bastione qua, sembra la Carolina. La Carolina riprende da questa cosa qua, ok? E anche questo è uno stile che non ho mai insegnato, ma conto di farlo prima o poi perché è molto bello, ok? Quindi tutte queste, diciamo, parti scritte così, in minuscolo, è proprio il minuscolo insulare. Ok, questa era una scrittura libraria, quindi era la scrittura per scrivere libri religiosi, quindi insomma era molto, molto importante, quindi anche difficile, diciamo. Ok, era solo questa. Quindi quando sulla dispensa vedete questa cosa, ricordatevi, queste cose minuscole è proprio minuscola insulare. Diciamo che era la scrittura di tutti i giorni per chi sapeva scrivere al tempo, perché qua parliamo settimo, ottavo secolo, siamo veramente in pieno medioevo, in questa cosa qua. Ok, manca pochissimo, io direi di uscire, ci vediamo allora fra... Ehi, la prossima la salto, la prossima ora. Niente, la guarderò in registrata. Perfetto. Sì, tanto vi mando tutto, allora alle 18:30 vi ricollegate al solito link, ok, come sempre, ok? A tra Ok. poco allora. Ciao, a Ciao, tra poco, ciao, ciao. grazie. Ciao, ciao, ciao.